attenti a quello che si vede, a quello che si sente. Ma noi no, occhi chiusi in mano, lusinghe e qualità, lusinghe e qualità. Bello dei nomadi, il bello di suonare nei nomadi, oltre alla grande professionalità della cosa, è proprio quella di avere un arricchimento, prima che professionale musicale, umano, dato dal contatto con le persone e dato anche, secondo me, dalle stesse canzoni. Ci possa essere un po' più di unione, di armonia, magari, anche se sarà difficile. Dedichiamo questa canzone a tutti voi, che comunque sia, a qualunque costo, siete sempre stati vicini ai nomadi. E di questo non si può far altro che ringraziarvi. Allora aspetta. Questo è un po' triste e un po' giusto. Se ti capita di incontrare, di conoscere qualcuno che è triste e deluso della sua vita,
tu forse lo puoi aiutare. Avvicinati a lui e parlagli delle cose più belle che conosci, della fede e dei vari ideali. Fagli ascoltare le canzoni dei Nomadi. Se vuoi portarlo con te ad un loro concerto, vedrai probabilmente rispuntare il sorriso nel suo volto e ti sarai guadagnato un vero amico. Hai capito? Con grandi occhi vede per te. Forte voce parla per te. Con larghe braccia lei ti proteggerà. Ma la giustizia sa quello che fa. Vedi uno che mangia per te, e un altro che non ha niente per sé, non ci pensare, non sono affari tuoi, mamma giustizia ci pensa per noi. Gente brua di fiducia per te, c'è mamma giustizia per te. Pietosa eppure senza pietà, nel dubbio assolve ma spezzerà. Chiunque osi colpire i figli suoi, mamma giustizia provvede per noi. Chi ruba poco la pagherà. Chi ruba molto sta in libertà. Vai tranquillo, non chiederti perché. Mamma giustizia ci pensa da sé. Non aver paura perché c'è mamma giustizia per te.
grazie. Quando mi hanno detto che c'era un certo Danilo che cantava anche lui le canzoni dei Nomadi insieme a me, ho detto oddio, qua faremo le botte. Faremo botte, perché chi canterà Dio è morto, chi canterà delle canzoni come Un giorno insieme, così ci sarà boh. Okay. Invece cioè, la cosa bella, la cosa strana è che ognuno di noi si è scelto delle canzoni diverse. Questo signore, questo che mi sta seguendo lì sulle tastiere, lo indicavo sempre lì perché volevo che filmasse voi, io non è che siete più importanti voi di noi, vi ringrazio. Era tutto questo quello che gli dicevo nelle orecchie. E lui è stato gentilissimo. Quando voi avete alzato tutte le sciarpe che ho scritto Nomadi, perché questo è il giorno, è augusto per la vita, vorrei un grande applauso, Augusto e Dante, vi ringrazio. Siete veramente gentili, io oggi vi ho parlato tantissimo, forse vi ho anche stancato perché... Grazie. L'ultimo di questi tre giorni di festa è stato intitolato Un giorno insieme. È stata creata un'associazione, Augusto per la vita, e una borsa di studio per la ricerca sul cancro. Ecco perché sicuramente mancavano due ospiti che invece erano essenziali a questa festa, che sono Augusto Daoglio e Dante Pregreffi, i due membri del gruppo recentemente scomparsi che hanno lasciato un grandissimo vuoto. Ma un vuoto in particolare nel cuore, perché erano due persone davvero molto umane, molto capaci di fare feste insieme, di stare insieme, di vivere insieme. Ecco, voglio solo ricordare un fatto. Una sera a cena c'era Dante, Augusto, Carletti, Dinelli, il loro manager. Allora parlavamo dell'ultimo disco e mi complimentavo per il successo che stava avendo, dopo anni in cui i Nomadi avevano avuto qualche difficoltà maggiore. E vedevo Augusto molto serio e non capivo il motivo. Lui diceva, guarda, se una difficoltà è la paura di perdere questo rapporto stupendo che ho con il pubblico. Io quando vedo i leader della musica leggera che sono scortati dai carabinieri, che non possono parlare con la gente, mi piange il cuore. Io spero di fare poco successo, spero di continuare a lavorare in questo modo, di avere questo rapporto con la gente. Se devo avere un successo grande, ma non poter più far questo, non mi interessa. Un artista completo. Forse non tutti sanno dei suoi quadri, delle altre espressioni artistiche oltre al canto. Sì, sono delle cose che si completano a vicenda, sono delle cose che si incastrano, che io non riesco a pensare ad Augusto cantante solo o solo pittore. Sul canto tutti l'hanno conosciuto, ma sulla pittura qualcosa di più? La pittura è una cosa molto intima, direi. Augusto non amava molto esporre o fare vedere queste cose che erano un po' come posso dire, l'intimo, la versione un po' nascosta, un po' privata delle sue cose. Infatti non amava molto mostrarli alle persone che probabilmente non lo conoscevano bene o che non avrebbero potuto capire il significato di questi quadri. Così, quando il sole muore, fiore perdi il tuo colore, le qualità che ti hanno reso vero. Sotto l'oppressione, come un asino sotto il bastone, come un bimbo sotto l'educazione, come uno schiavo sotto il padrone. Così quando il sole muore, fiore perdi il tuo colore, le qualità che ti hanno reso vero. Come il lavoro sotto il capitale, come il diverso sotto l'uguale, come l'imprevisto sotto il normale. Così quando il sole muore, fiore perdi il tuo colore, le qualità ti hanno reso vero.
sotto la convenzione, come la realtà sotto l'illusione, come un mattone sotto la distruzione. Così quando il sole muore, fiore perdi il tuo colore, le qualità ti hanno reso vero. Ma chi lo dice che il fiore è nero? Così quando il sole muore, fiore prendi il tuo cuore, le qualità ti hanno reso vero. Che cosa ci può raccontare di suo fratello? Di mio fratello posso dire poco, perché purtroppo io sono lontana da tanti anni. Poi una cosa che voglio dire in particolare oggi è questa festa, che è stupenda perché non è triste. Sembra che Augusto sia qua e tutti lo ricordano, ma con il sorriso. Non ho sentito una parola triste in tutta la giornata e questo mi fa veramente piacere. Tremo soltanto una sfera di fuoco, più grande del sole, più vasta del mondo. Nemmeno un grido risuonerà. E catene di monti coperte di neve saranno confini.